visto che è parecchio. Allora, volevo un attimo ricapitolare, visto che è parecchio che non teniamo in mano questa cosa, qual è stato il percorso che abbiamo realizzato. Siamo partiti dalla considerazione che non abbiamo più a che fare con dei segnali fissi, non stiamo più in regime continuo. E abbiamo preso in considerazione il classico segnale non fisso, cioè una sinusoide, un segnale che varia secondo questo tipo di andamento al variare del tempo. Abbiamo visto che c'è un valore di picco, che è il valore massimo, c'è un periodo di ripetizione di questo segnale, da cui possiamo ricavare la frequenza di ripetizione, la velocità con cui si ripete quel segnale nell'unità di tempo in un secondo, e abbiamo visto che forse un segnale del genere, che ha una espressione matematica VPT uguale a valore di picco, dato che è 0 all'origine, seno di 2 pi greco f per t, è un segnale che matematicamente non è proprio semplice da trattare, per cui tutte le operazioni che noi dobbiamo fare avrebbero da risolvere equazioni in cui si trovano grandezze trigonometriche, e come sicuramente vi è capitato avrete visto che non è proprio così agevole da trattare un'espressione con grandezze trigonometriche. Però abbiamo notato una cosa, che ha notato che se io considero il piano cartesiano e considero un vettore che abbia una lunghezza pari al valore di picco e faccio ruotare questo vettore in senso antiorario con una velocità omega che sarà uguale a 2 pi greco la frequenza, perché ogni volta che viene svolto un giro completo abbiamo che la sinusoide torna al punto di partenza. Se noi associamo, dicevo, la proiezione di questo vettore sull'asse delle coordinate e riportiamo al variare del tempo questa proiezione, otteniamo la sinusoide. Abbiamo già visto che la cosa funziona in questo modo. E quindi ognuno dei punti del piano in cui si trova il vettore che ruota con una velocità omega pari a 2 pi greco la frequenza della sinusoide corrisponde quella proiezione ad un punto della sinusoide quando essa varia nel tempo. Per cui ad ogni punto del valore di questa sinusoide in un determinato istante corrisponderà univocamente un punto in cui si troverà il vettore in un determinato istante. Ci state? Qua ho chiaramente dimenticato la velocità 2 pi greco per f. Se voglio l'angolo in cui si trova il vettore, devo ovviamente moltiplicare omega per t per avere l'angolo alfa in cui un determinato istante quel vettore si trova. Ci state? Ovvero una velocità per tempo mi dà uno spazio. In questo caso la velocità è angolare, lo spazio è angolare, è ora. Bene, siccome questa corrispondenza è biunivoca, cosa significa? Che ad ogni punto in questo schema corrisponde un unico punto in quest'altro. Più corretto sarebbe dire che ad ogni punto nel dominio del tempo
corrisponde un unico punto in questo piano. Questo comincia in qualche maniera, non me ne vogliono i colleghi matematici per questi salti pindarici che faccio, questo però mi pone in qualche maniera un altro tipo di visione. Allora io questo punto qui in cui quel vettore si trova in un determinato istante della propria rotazione è un punto del piano. Essendo un punto del piano posso rappresentarlo attraverso le sue proiezioni lungo l'asse della scissa e lungo l'asse dell'ordine. Quindi tutti i punti toccati da questo vettore possono essere rappresentati dalle proiezioni lungo gli assi coordinati. Allora ho un modo di vedere questo punto, che è in corrispondenza biunivoca con un altro punto di questa sinusoide, attraverso una notazione diversa, che può essere la notazione che abbiamo definito rettangolare, A più JP, dove J mi indica che questa coordinata la devo prendere sull'ordinata del sistema di assi che ho creato. Ma posso anche indicare quello stesso punto attraverso la lunghezza del vettore, che nel nostro caso è OP, e con l'angolo che io indico in questa maniera, mettendo l'angolo alfa come esponente del numero di Nepenthe E. C'è tutta una matematica dietro, non è il mio compito, il nostro compito in questa materia preoccuparci della matematica che c'è dietro, utilizziamo solo i frutti della matematica. Per passare da qui a qui abbiamo visto che abbiamo diverse strade. Se io conosco A e B, per conoscere la lunghezza del vettore V di P, se guardate, questo è sempre un triangolo rettangolo, quindi per avere VP conoscendo A e B basta applicare Pitagora e V di P sarà uguale alla radice quadrata di A al quadrato più B al quadrato. Per conoscere l'angolo alfa dobbiamo considerare il rapporto B fratto A e fare l'arco tangente di questo, perché l'abbiamo visto a suo tempo. Se conosco invece la lunghezza del vettore e l'angolo alfa, facciamo riferimento alla trigonometria, è un triangolo rettangolo, B è l'altezza di questo triangolo, A è la sua base. Dalla trigonometria, se conosco l'ipotenusa e conosco l'angolo opposto all'altro lato, posso tirar fuori quel lato moltiplicando l'ipotenusa per il seno dell'angolo. Se voglio invece l'altro lato, alfa è l'angolo compreso tra l'ipotenusa e la base, e quindi ipotenusa per il coseno dell'angolo compreso. In questo modo possiamo passare da uno all'altro senza grossi problemi. Questo è un modo che serve per individuare i punti di un piano. I punti di un piano sono qualcosa di nuovo. Descritti dalla matematica, hanno bisogno di un altro tipo di matematica. Se vogliamo guardare a quello che matematicamente conoscevamo, cioè ai numeri che conoscevamo fino a qualche tempo fa, noi avevamo i numeri razionali, irrazionali, numeri reali, che giacevano tutti su una rete. Okay? Questi erano i numeri che conoscevamo. Ora invece è possibile rappresentare attraverso una nuova categoria di numeri i punti di un piano. Un po' come se giocassimo a battaglia navale. Di conseguenza io posso rappresentare quel punto attraverso i numeri detti complessi, che altro non sono che dei numeri rappresentati da due numeri, cioè dalle due coordinate lungo gli assi reale e immaginario, oppure attraverso il modulo del vettore e l'angolo che esso comprende rispetto al semiasse positivo dei numeri reali.
Numeri complessi nascono da un'esigenza dei matematici che ad un certo punto si sono trovati a cercare di risolvere un problema che si era posto, cioè fare la radice quadrata di un numero negativo. La soluzione a questo tipo di problema è stata data dal fatto che il radicale lo possiamo mettere in questo modo, radice di 5 lo sappiamo fare, questo radice di meno 1, che ce ne facciamo? Bene, j radice di 5. Questo ha portato a una nuova categoria di numeri, numeri complessi, cioè i numeri fatti da una parte che noi diciamo reale, che sono i numeri che abbiamo conosciuto sino ad ora, e una parte di numeri, se volete, sono volutamente imprecisi, che derivano dalle radici dei numeri negativi, che voi però andate a prendere non più sull'asse, non sulla retta dei numeri reali, bensì su quest'altra retta a 90 gradi. Quindi j radice di 5 è 2,5 qualcosa, 2,3 lo andate a prendere, è positivo, lo andate a prendere sul semiasse positivo dell'ordinata di questo sistema di assi, ok? Bene, quindi abbiamo trovato una nuova categoria di numeri, numeri complessi, all'interno del quale sono definite delle operazioni, le quattro operazioni. Abbiamo visto le quattro operazioni di questo sistema di relazione di numeri diverso, somma, differenza, moltiplicazione, divisione, abbiamo visto come si faceva. E per quello che ci riguarda, abbiamo visto che è molto più conveniente fare somma e differenza quando abbiamo la notazione di questo tipo rettangolare, e prodotto e rapporto conviene trovarsi in questa situazione in cui abbiamo il modulo e la fase del vettore. Questo a cosa ci è servito? Sto per fare un altro salto ardito. Una volta che abbiamo questi numeri complessi, abbiamo visto una nuova classe di numeri e abbiamo visto che questo a cosa ci serve, questi numeri complessi? Ci servono a definire i punti di un piano. Però il nostro vettore non è fisso. Noi in ogni istante possiamo individuare nel piano quale punto si trova a determinare. Ma è un qualcosa che ruota con una velocità angolare omega. Quindi, per avere la corrispondenza tra questo segnale e questo vettore che ruota, devo tener conto di questa velocità angolare, perché è parte del segnale. Ci state? Ecco che, ripeto, in maniera un po' rocambolesca, mi viene da pensare, cancello qui, che io, dato che il segnale che ho davanti è Vp elevato a j omega, perché l'angolo alfa lo ottengo, alfa i, lo ottengo come la velocità angolare per il tempo che è trascorso tipo n. Ci state? Quindi in quella notazione, Vp, notazione polare, e elevato j, posso scrivere omega di Bonino. E questo coincide al segnale di partenza nell'istante t con i. Se io metto qua t con i determinando un singolo istante, questo corrisponde, attraverso il giro che abbiamo fatto, ad un segnale in un determinato istante t con i, in cui qua inserisco t con i. Ci state? E questa è la corrispondenza biunivoca che mi assicura che questo segnale, in qualche maniera, lo posso rappresentare attraverso questo punto, ma solo nell'istante t con i. Chiaro, poi passa il tempo, supponendo che t con i stia qua, poi cambia, e quindi andrò a prendere un altro punto. Ci state?
È chiaro questo concetto, signori? Cosa sto facendo? Se mi acchiappa un professore di matematica mi picchia pesantemente. Però a me serve per farvi capire che giro stiamo facendo. Quindi questa notazione qui, se io tolgo, dico lì, il punto preciso, ma prendo geometricamente un tempo t, al variare di t mi descrive esattamente, o quantomeno è in corrispondenza biunivoca con questa sinusoide. Se da lì non vedi, spostati di là, così vedi meglio. Non è una cattiva idea, tu che dici? Stessa cosa per chi non riesce a vedere. Stand by. Quindi, attraverso questa notazione, noi possiamo descrivere la sinusoide. E qui ribadisco, faccio un altro salto. Questa cosa qua mi ricorda una certa categoria di segnali che vengono trattati da una operazione matematica detta di trasformata. Che cos'è questa cosa? È un'operazione in cui io ho un generico segnale S di T, faccio meglio, cioè S di T è un segnale variabile, quello che diavolo è, potrebbe essere anche la nostra sinusoide, non è un problema, che varia nel tempo. Attraverso un'operazione, io utilizzo la trasformata del Fourier, ma c'è una trasformata identica nella forma, che è la trasformata di Laplace, in cui prendo quel segnale e tra 0 e t, prendo S di t, lo moltiplico per E, J, omega t, mi, di t, e simbolicamente questo segnale lo chiamo S di J omega segnale. Comprendo che capite poco. Questo è un integrale, questo è un esponenziale. Comunque, attraverso questa trasformazione io ho una corrispondenza biunivoca tra questo segnale nel dominio del tempo e questo segnale dove la variabile indipendente non è più il tempo, ma è questa omega. Qualcosa che ha a che fare, ci ricorda questo giochetto qua. Vedete, anche qui c'è la corrispondenza biunivoca tra il tempo e questa velocità angolare, che è qualcosa che, ripeto, in maniera molto grossolana, possiamo rilevare attraverso la geometria. Ci stiamo? Chiaro, signori? Qual è il giro che sto facendo? Ribadisco, non andate a ripetere prof di matematica del vecchio. Non la devi imparare, perché? Perché ci sono una serie di tabelle, perché sta roba qua deve essere presa da chi studia di elettronica al terzo o quarto anno. Chiaramente non hai fatto l'integrale, forse non sai neanche cos'è il numero di Nepero. Ci sono una serie di tabelle dove da un lato ci sta il segnale nel dominio del tempo e dall'altra parte trovi il segnale nel dominio trasformato della omega. Ok? È possibile attraverso l'antitrasformata fare il giro inverso. Il vantaggio di questa cosa qual è? Il vantaggio di questa cosa consiste nel fatto che molte operazioni molto complicate nel dominio del tempo, nel dominio trasformato diventano estremamente semplici. Ci state? E qui torna utile andare un attimo a guardare quelle che sono le proprietà della trasformata di Laplace o di Fourier, che ripeto, cambia poco. Per passare da Fourier a Laplace basta sostituire J omega S. La trasformata di Laplace è una funzione che normalmente viene indicata con una lettera maiuscola e una S come variabile indipendente. Fondamentalmente le proprietà che ci interessano della trasformata di Fourier sono 4 o 5.
ne racchiudo in una, ne racchiudo due. Allora, se io devo fare la trasformata di Fourier o di Laplace di una funzione k per f di t, questa sarà uguale a k per la trasformata di Fourier di f di t. Cioè, quando ho una costante, questa costante non viene trasformata, rimane uguale a se stessa. E quindi, se devo fare la trasformata di un valore costante k per una funzione variabile nel tempo, otterrò una funzione che è la trasformata della funzione f di t e viene moltiplicata ancora una volta per k. E questa è una regoletta, perché l'integrale, lo cancellate, l'integrale di una costante è l'integrale stesso per è la costante per l'integrale. Altra proprietà abbastanza semplice: f, se devo fare la trasformata di k f di t più z g di t, questo è uguale, per la proprietà di cui sopra, a k per la trasformata di f di t più z la trasformata di g di t. Queste cosa sono proprietà delle trasformate? Le proprietà della trasformata. E quello che non c'è dentro? La step one. Altra regola da trasformare di Fourier, che in parte abbiamo già visto: se io vado a fare la trasformata di Fourier della derivata di una funzione f di t, sperando che il rosso si veda meglio, questa sarà uguale a j omega, scrivo come maiuscola la funzione f, la trasformata della f. Quindi ecco il primo vantaggio immediato che si vede: quando io devo andare a fare una derivata, se utilizzo non la derivata ma la trasformata della Fourier, di Fourier o di Laplace, questo nel dominio trasformato significa semplicemente prendere la grandezza trasformata e moltiplicarla per j omega. Se stessimo ragionando con Laplace, significherebbe semplicemente moltiplicarla per s. E questa regola ci torna immediatamente utile, vediamo tra un attimo. Se io vado a fare la trasformata di Fourier dell'integrale della funzione f di t, ovviamente questo sarà uguale a 1 su j omega per la trasformata di j omega. Sì, perché... queste due proprietà sono di estrema importanza nel trattare i componenti che hanno memoria, induttore e condensatore, componenti conservativi. Ricordate la proprietà di un condensatore qual era? Quello di accumulare energia e, nei limiti del possibile, ritenerla. Tant'è vero che noi utilizzavamo il condensatore, una volta caricato, per accendere qualcosa e misuravamo il tempo di scarica e tutto il resto. Ma lì, se ricordate, nella relazione tensione corrente del condensatore, dentro c'era una derivata, o no? Se ricordate, dalla fisica abbiamo che la I di T di un condensatore è uguale alla capacità per la derivata della tensione sul condensatore del tempo. E lì, se ricordate, quando vi ho dato la soluzione, vi ho detto che trovandoci in un circuito, che vediamo subito, classico circuito RC, lì stavamo considerando il segnale continuo e andavamo a guardare il transitorio, cioè il tempo in cui il condensatore si caricava.
Vi ricordate? Lì, utilizzando il secondo principio di Kirchhoff, in questa maglia, tiravamo fuori un'equazione. Ci state? Dove però a un certo punto dovevamo utilizzare questa relazione. E quindi ci trovavamo un'equazione in cui era inserita una derivata che non sapevate risolvere, salvo per il fatto che qualcuno vi ha detto: guarda, questa è un'equazione, una derivata del primo ordine, la soluzione è questa qua, applicala. Ci sta? Però capite che nel dominio variabile la cosa comincia ad essere un po' più complessa. Non posso fare sempre equazioni differenziali. E se anziché avere un solo componente ne ho due, diventano equazioni differenziali del secondo ordine. La cosa comincia a complicarsi sempre di più. E allora, ecco che viene fuori da questa cosa l'utilità di questa proprietà della trasformante. Io, se devo considerare questa relazione all'interno del condensatore, faccio la trasformata di Fourier di quello che c'è a sinistra e di quello che c'è a destra. Ci sta? E quindi, trasformata di Fourier di questo, che è uguale trasformata di Fourier, ma ci la metto di qua, da questa parte qua, indicando con la lettera maiuscola I di J omega, la trasformata della I, e C è una costante, V di C di J omega, la trasformata della tensione, applicando questa regola, so che devo moltiplicare questo per J omega, secondo questa regola. Ci stiamo? Ci stiamo, signori? Oh, oh. Sì, sì. Ci stiamo, se no? Sì, perché siamo andati in altre. Sto applicando questa regola, non devi sapere nulla delle trasformate Fourier. Trasformate Fourier ha questa proprietà, io la sfrutto immediatamente, sul condensatore. La relazione che c'è sul condensatore l'abbiamo giustificata l'anno scorso, se ricordate. I di C è uguale a C dv di C sul dt. Solo che noi facevamo il delta e poi tendevamo a prendere l'infinitesimale dell'intervallo. Benissimo, se io applico questa regola e non considero più la corrente, la tensione nel dominio del tempo, ma vado in questo dominio strano dove la variabile indipendente non è più il tempo ma è la omega, allora faccio una qualcosa matematico, lo posso fare, applico quella regola e ottengo che la trasformata di I è uguale alla capacità, che è una costante, a meno che non avete preso un condensatore del piffero che cambia la propria capacità, per la trasformata della tensione ai capi del condensatore per J omega. Ci state? Ok? Sto applicando questa regola. Bene, ecco che arriviamo al dunque. Cancello un attimo qua, mi concedete. Quindi che cosa ottengo qua? L'abbiamo già visto, che la trasformata della corrente è uguale a J omega C per la trasformata della tensione. Si legge? Non si vede? Sì o no? E no, se non lo vede per riflesso magari si sposta più qua. Ho scritto esattamente questa cosa qua, l'ho scritta in rosso, lo scrivo in blu. È più visibile ora? Sì. Ho pasticciato solo le cose. Che cosa c'è scritto lì? Che la trasformata della corrente è uguale a J omega C per la trasformata della tensione. Ed è un'equazione semplice. Ora, sì, anche se non so più, va bene. Allora, cioè la roba che viene moltiplicata per un altro. Sì, ci sta, ci sta. Oh, sì, ci sta. È la prima regola, ci sono solo J omega e basta. Sì, vabbè. Mi fa la trasformata.
Va bene, prof, sì, sì, è così, va bene, mi piace questo. E dite che mi prendete in giro. Lo so che non lo sapete, ma non vi avete chiesto ora. Allora! Però, ma cos'è quel bicciolino sopra, tipo, sopra il... Per individuarsi, è un fasoso. Questo è un fasoso. Non è un vettore. Ah, un fasoso, scusami. Un fasoso. Un vettore che ruota. Ricordati quello che abbiamo detto all'inizio. Allora! Se divido destra e sinistra per geometria, lo posso fare, la matematica vale sempre, dappertutto, qualsiasi parte dell'universo. Cambia qualcosa nell'uguaglianza? No. E quindi questo me lo semplifico. Che cosa ottengo? Che i j omega per 1 fratto j omega c è uguale a v di j omega. Giusto? No, va bene. Corretto? Può darsi. Ho fatto giusta la divisione? Sì, può darsi. Bene. Non si può togliere il geometra. E se lo togli è finito tutto il divertimento. Ed è quello che mi serve per farti vedere. Sarebbe troppo facile. Sarebbe facile, ma poi non capisci quello che devi capire, quindi è inservibile. Quindi non ha senso. Allora, e adesso stiamo vicini al 2. V è uguale alla corrente per qualche altra cosa. Ah, sì, sì. Mi ricorda tanto la legge di Ohm. Solo che per quanto concerne la legge di Ohm, qua c'è la resistenza. Qua invece non c'è la resistenza. C'è un'altra grandezza, omega, che tra l'altro cambia con la frequenza. Quello del quaderno. E allora, la tentazione di definire un'altra grandezza che abbia formalmente la stessa funzione della resistenza è elevata. Io questa grandezza la chiamo impedenza e la indico con la lettera Z. Quindi, l'impedenza di un condensatore, perché questa è la relazione tensione corrente del condensatore, cioè la relazione che c'è tra tensione e corrente, così come avevamo la resistenza che indicava la relazione tensione e corrente in un resistore, in un condensatore abbiamo quest'altro tipo di grandezza, detta impedenza. L'impedenza, la indico con la Z, Z del condensatore è uguale a 1 su J omega C. Questo mi porta ad una semplificazione formale per cui quando mi trovo davanti a un condensatore so che V di C è uguale a 1 su J omega C per I, o se vi piace di più al posto di questo 1 su J omega C io ci metto Z con C. Molto spesso non si sa che cosa si sta facendo. In questo modo noi stiamo operando non nel dominio del tempo, ma stiamo operando nel dominio trasformato, perché altrimenti una roba del genere non la potremmo scrivere. Ci state? L'ho scritta. Il metodo che utilizza questo tipo di ragionamento per risolvere le reti è detto metodo simbolico. Ma noi non dobbiamo dimenticare che in realtà qua andrebbe messo J omega qua, J omega qua, J omega qua, cioè la variabile indipendente non è il tempo qui, è la omega. Ci troviamo in un altro mondo, però come vedete questa cosa qua ci ricorda fortemente la legge di Ohm, purché noi dopo ricordiamo che quello ZC è pari a 1 su J omega C, e questo ci fa pensare che non stiamo più ragionando nel tempo, stiamo ragionando con la omega, con la frequenza. Allora. E vediamo tra un attimo questo come ci serve immediatamente. Ma è un casino, Lamp, stand by.
Allora, ecco la relazione che ci serviva, che somiglia tantissimo alla legge di Ohm. La tensione ai capi del condensatore è uguale all'impedenza del condensatore per la corrente. Metto J omega per ricordarci che qui stiamo ragionando nel dominio trasformato e non nel dominio del tempo, giusto per capirci. Vediamo immediatamente una cosa. Applichiamo questa cosa alla maglia condensatore resistente. Vediamo cosa viene fuori. Allora, come un bambino, applico circo alla maglia. Che cosa ottengo? Che V di C di J omega, sto già ragionando nel dominio trasformato, non perdo tempo a ragionare nel dominio del tempo. Considero questo come verso positivo più la caduta sulla resistenza meno la tensione di alimentazione è uguale a zero. Ci stiamo? Tutte funzioni di J omega, non l'ho messo, ma sto ragionando del dominio trasformato. E allora, cosa scrivo qua? Al posto di V con C posso scrivere Z con C per I di J omega più V con R, la resistenza ha la medesima impedenza che aveva nel dominio continuo, però scrivo Z di R per la stessa I, perché è la I che va sia in uno che nell'altro, più, anzi no, meno la grandezza un po' nera, questo è uguale a 0. Ci state? Dominio trasformato. Bene, a questo punto sostituisco, è qui che inizia il gioco. 1 su J omega C, questa è la mia ZC per I J omega più ZR, ve lo dico al volo, è uguale a prima la resistenza per I di J omega più V con E, anzi no, meno, meno V con E, anche se di J omega, è uguale a 0. Si vede? Bene, porto V con E dall'altra parte. E quindi ottengo, ragazzi, da qui vado qua, V con E è uguale a I di J omega per 1 fratto J omega C più R per I di J omega. Questa è l'equazione a quella maglia. Ci stiamo? Ho la lavagna piccola. Non posso farlo. Metto in evidenza la I. Posso mettere in evidenza la I? Sì. Quel primo... Questa è l'equazione alla maglia. Sì, sì, sì. Poi ho espresso in funzione delle impedenze, ho esplicitato le impedenze, poi ho portato V con E dall'altra parte. Approf, quindi ZR uguale a R. ZR uguale a R, vi farà piacere. Però dobbiamo scriverlo, perché prima abbiamo scritto questo.
Cancello qui, siamo giunti a quel tipo di relazione, metto in evidenza la IJO. Che cosa ottengo? VJO è uguale a IJO che moltiplica, mettendo in evidenza 1 su J omega C più ci sta, giusto. Ci sta, se... è un altro passo avanti. Sì, giustissimo, direi. A questo siamo arrivati alla fine. Non si può fare più niente. Stai qui, stai puoi scrivere Z. Ma... ZC. Vabbè. Allora. Basta. Ci stiamo? Non dice che Z più R fa F. Posso fare il mio multiplo qua? Minimo. Sì. Ci sarebbe da ragionarci sopra, ma noi ovviamente il campo di esistenza vabbè. Se applico il discorso è che qui dovremmo ragionare sui numeri complessi, perché questo è un J, è un numero complesso, questa è una parte reale, vabbè, ma quella è una quella parte che abbiamo bypassato, quindi viene 1 più R che moltiplica J omega C diviso J omega C, corretto? Wow, mi fai il mio numero multiplo? Sì, mi piace. Bisognerebbe spiegare perché facciamo così, ma dovremmo andare a riragionare un attimo quei numeri complessi. Allora c'è stato, permettetemi di andare dritto a quello che voglio fare. Potete applicare tranquillamente la regola del minimo comune multiplo, che è questa qua. Ci stiamo? Bene. Lo metto in una forma un po' più compatta e quindi ciò che è V con E è uguale a I J omega che moltiplica 1 più J omega R per C diviso J omega. Mi ricorda niente questo R per C? Sì, però mi ricorda qualcosa. È la costante di tempo del condensatore. Cioè, bello. Tau. Il tau. Giusto così, per vedere che poi le cose, alla fine, che se la mette bisogno di tau. Ergo, signori, se da questa equazione voglio ricavare la corrente, posso fare. Divido a destra e a sinistra per questo e ottengo il valore della corrente in questo circuito. Ci state? Allora, da questa equazione possiamo tirar fuori l'espressione della corrente, cioè devo andare in azione la corrente I è uguale alla tensione di alimentazione diviso 1 più J omega RC diviso J omega C, cioè frazione di frazione, porto J omega sopra, V con E diviso 1 più J omega R per C per J omega C. Questa è l'espressione della corrente. Bellissimo, direi. Saltato un passaggio. A cosa mi serve? Ma no, perché attenzione per questo? I J omega è uguale a V con E J omega C diviso 1 più J omega per
questo circuito. Ora noi ci troviamo nel dominio della del segnale variabile. Quindi qui non abbiamo la batteria, come era sottinteso. Ma nulla cambia nelle considerazioni fondamentali. E abbiamo già bene pronta la corrente che circola là dentro, però con la sua trasformata. Voglio conoscere la V di C. Qual è il problema? Posso immediatamente sapere quanto vale V di C nel dominio trasformato? Basta che moltiplico la corrente per l'impedenza della capacità. Ho fatto tutta questa storia apposta per questo, o no? Ci state, signori? Continuo ad applicare quella che era la logica che abbiamo utilizzato nel dominio continuo. Pari pari. E allora, se io voglio, posso cancellare qui, spazio. Se io qui voglio il valore della V di C, però non dimentichiamo la V di C in G omega, questo sarà uguale alla Z con C per la I che attraversa, non la attraversa, quindi per la I che va in quel condensatore. Sto applicando l'equivalente della legge di Ohm, dove al posto della R ci metto ZC, cioè 1 su J omega C per I di C di J omega. Ma noi questa I ce la siamo calcolata? Sì, l'abbiamo calcolata andando a ragionare con Kirchhoff alla maglia. Ci state? A differenza di un prima, qui avevamo una batteria per farvi ricordare un attimo inizialmente il discorso che avevamo fatto sul transitorio del condensatore. Ora qui c'è un segnale variabile, ok? I ragionamenti che abbiamo fatto sono tutti nel dominio trasformato, quindi io la V di C di J omega la ottengo moltiplicando la sua impedenza, cioè I omega C, per la I che ho trovato, cioè V con E, l'ho scritta, sì, la trasformata di V con E, che è sempre J omega, per J omega C fratto 1 più J omega C. E abbiamo delle semplificazioni. Questo si semplifica con questo. E siamo arrivati.